Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, bentornati sul canale! Oggi è una rogna, perché dobbiamo pulire il serbatoio delle acque chiare. Allora, è una cosa che purtroppo andrebbe fatta, dico purtroppo perché è una gran rogna, ma adesso lo guardiamo, però andrebbe fatta una volta all'anno, se non altro per assicurarci che il nostro serbatoio delle acque chiare non abbia detriti. Il mio, nonostante l'avessi già pulito due volte, presenta di nuovo dei detriti, quindi che culo, ma questo è perché è stato parecchio fermo all'inizio. Allora, chiaramente, perché lo faccio in questa stagione? Perché in questa stagione, poi soprattutto adesso che siamo fermi in lockdown, il serbatoio delle acque chiare per il discorso del congelamento è a zero, è completamente svuotato. Attenzione che il completamente svuotato non vuol dire che il serbatoio è completamente vuoto, perché il dito di acqua rimarrà sempre. Andiamo a vedere, quindi dal vostro tappo di ispezione, questo chiaramente è il serbatoio, noi andiamo a svitare e andremo anche a pulire tutte queste cose. Tutte queste cose che sono lo sporco, le polveri che ci sono, vedete, che si annidano qua all'interno del serbatoio. Se vedete sul fondo quei puntini che vedete, marroncini più scuri, quelli sono i vari detriti, che sono, diciamo, tutti i vari detriti che ci sono, sia delle acque che dei ristagni, qualunque cosa. Quindi tutte queste cose devono essere assolutamente pulite. È una rogna perché il buco del serbatoio, come vedete, è di misura, ok? Io arrivo con l'avambraccio e, anche se il mio avambraccio non è proprio piccolissimo, arrivo che sono già finito. Che cosa ci serve per fare queste cose? Ci serve la mucchina. Allora, della mucchina ce ne sono due, la mucchina med, come questa, e la mucchina normale. Io in camper tengo sempre la mucchina med, che è quella per medicare, ed è un pelo meno potente di quella normale. Va benissimo anche quella normale. Chiaramente dobbiamo pulire, non è che dobbiamo versarci dentro un barattolo di amuchina, ma ci serve per inzuppare o la spugna oppure lo straccio, per poi andare a passare e togliere i vari detriti. Fatto questo, sempre con lo straccio, diciamo, imbevuto di amuchina, andiamo a pulire le pareti, diciamo, del serbatoio, e la nostra sterilizzazione, pulizia, di fatto è finita. Adesso c'è la parte più rognosa, che è quella, come vi ho fatto vedere, di andare a infilare. Io mi prendo, come al solito, la mia pentolina, ok? Andiamo a infilare, ve lo faccio vedere in diretta, la mia spugna, che va ad assorbire l'ultimo mezzo dito d'acqua che è rimasto all'interno del serbatoio. Fatto questo, che ho raccolto, e poi è bella ghiacciata, che ho raccolto, diciamo, il grosso, che vedete, in modo da non averlo più in mezzo, poi tutta questa, ripeto, questo veramente dito d'acqua, quindi non lo so tradurre in litri, ma non è tanta roba. Una volta fatto questo, andiamo a pulire, a cominciare a pulire proprio il serbatoio stesso. Adesso datemi il tempo che prendo sull'acqua e dopo ci guardiamo. Allora, adesso già, così avete visto anche prima, io ho già tirato su l'acqua, diciamo, che c'era in più, e sto cominciando già a pulire. Vedete questa zona davanti come è già tornata bianca, perché i vari sedimenti, calcare e tutto il resto, piano piano vengono via. Ripeto, è uno di quei lavoracci, vedete tutte queste zone qua? Vedete lì dove ci sono tutti quei sedimenti? È un lavoraccio, perché devi andare a infilarci la manina, grattare per benino, in modo che tutti i sedimenti tendano a staccarsi, e ti ritrovi poi nella spugna. Sciacqua un po' la spugna e si va avanti. Vedete questa parte che l'abbiamo fatta, l'altra è ancora da fare. Quindi, ok, comunque, diciamo, il procedimento, per quanto magari possa sembrare lungo, in realtà non lo è. Operazione da una ventina di minuti, ragazzi. È rognosa perché la posizione, come potete vedere, è bastarda, cioè fai fatica. Io non ho voluto togliere il tavolo, io già non sono piccolino, incastrandoli in mezzo faccio un po' fatica, però niente di terribile, niente di difficile, parliamoci chiaro. Ora finisco gli angolini che mi sono rimasti, dopodiché è l'ora di passare un pochino la mucchina per dare una bella disinfettata. Andiamo avanti. Quindi, il solito, abbiamo terminato la pulizia. Vi faccio vedere, già è un bel cambio, d'accordo? Quindi lì vedete che siamo già tornati bianchi. Comunque si vede chiaramente che abbiamo tolto i sedimenti. Da
qui lo vedete meglio, ok? Questo è quello che c'è dentro al vostro serbatoio dell'acqua. Chiaramente l'acqua così sporca non è solo il serbatoio, ma anche ho pulito il serbatoio, se vi ricordate era molto sporco anche qui intorno al tappo, quindi chiaramente si è fuso. Però le scorie di calcare comunque rimangono e sono abbastanza rompicoglioni. Si può dire? Perfetto. Ora facciamo il giro, svuotiamo l'acqua fuori che non ci serve e facciamo il giro con la mucchina Med, con tutto lo straccio. Io prendo lo straccio, lo imbevo di mucchina e vado dentro proprio al serbatoio per spanderlo bene in modo che lo lascio agire e faccia effetto. Cominciamo. Poi fra l'altro nel mio caso devo anche stare attento chiaramente al galleggiante, che come sapete è proprio qua di fianco da voi. Siamo andati ad installare il galleggiante per misurare meglio. Ma io ci posso arrivare fin dentro la spalla? Ok, comunque l'importante è che facciate, Dio mio, questa cosa che vi sto facendo vedere. Quindi semplicemente con un po' un panno imbevuto di mucchina andiamo a passarglielo. Tenete conto che la mucchina scrosterà ancora di più, quindi parecchi detriti si andranno nuovamente a staccare. E lì la cosa migliore sarebbe fare al termine della pulizia un lavaggio, cioè nel senso, una volta terminate queste operazioni, la cosa buona sarebbe buttare un 20-30 litri d'acqua, diciamo, fa eco, bello, 20-30 litri d'acqua nel serbatoio, chiuderlo, fare un giro con il camper in modo che si sbalotti per bene e dopodiché tramite il tubo di scolo, diciamo, del serbatoio dell'acqua, andare poi a scolarlo in modo da ottenere veramente una buona pulizia. Fatto questo, ragazzi, teoricamente, tecnicamente, diciamo, la pulizia del serbatoio è finita. Ora io vado avanti per le mie cose, spero di esservi stato di aiuto o se non altro utile con queste informazioni. Questa operazione sarebbe buona norma farla almeno una volta all'anno, non oltre, non oltre sarebbe veramente esagerato, però diciamo che se tendete a usare il camper solo d'estate, magari quando lo riprendete fuori, magari marzo-aprile, per darvi un'idea, ecco, una buona pulizia del serbatoio dell'acqua non fa mai male. Esistono filtri potabilizzatori, ne parleremo, da montare a monte della pompa dell'acqua, però in questo caso una buona pulizia e staccare i detriti aiuta anche a far vivere di più la vostra pompa. Perché chiaramente tutti questi detriti si vanno poi a sedimentare nei filtri. Ragazzi, spero di esservi stato di aiuto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e del resto, buoni chilometri. They say you don't gotta go home, but you can't stay here.